Ok, questa volta l'abbiamo davvero sgravata. Avete mai fatto shopping con me? No, meglio per voi, ma oggi ci venite. Vado al centro commerciale di Arese. Però prima devo passare a prendere una personcina. Che bella Milano. La Vivicar. Mezzule la prima vez che la vi. Me innamoré quando con ella bailé. Eccola! Ci siamo, sei pronta? Prontissima. Primo negozio. Io così, 27.000 calze. Dove andiamo ora, Bri? Primark. Pigiami, mio reparto preferito. Tu vieni a casa con me. Questa. Un altro pigiama. Andiamo alla cassa, se no. Cos'è questo? Un culo finto, un bel booty. Pure un cuscino ho preso. Stiamo andando alla macchina a lasciare le cose per poi proseguire, ovviamente. Che danni, raga. Centrifughina per ricaricare le energie, perché ora Zara. Bellissimi ma grandi. Bellissimi ma grandi. Bellissimi ma piccoli. Com'è andata da Stradivarius, Bri? Bene. Raga, questa è la situazione. Sto veramente faticando. Centro commerciale praticamente deserto. Devo dire che è andata alla grande. Alla grande. Aiuto. E le altre borse sono delle macchine. Grave, grave. Super mega video haul. Aiuto. Partiamo subito da Primark. Ho preso un cuscino a forma di cuore viola, tutto pelosino e morbidoso. Molto bello, questo lo metto lì sul letto. Poi ho preso due di queste cassettiere per mettere tutti i prodotti make-up. Questa fascetta per tenere indietro i capelli quando mi lavo la faccia, eccetera. E ora il pezzo forte. Questo pigiama bellissimo con i peperoncini. Ta-da! Bellissimo, è super morbidoso. E poi questa vestaglia grigia con le stelle rosa, anche super calda e morbida. Eccomi, pronta per uscire. Let's go! Però I'm sexy and I know it. Proseguiamo con Tezenis. Ho preso dei calzini molto basic neri e poi tre paia di calze collant, come le volete chiamare. Noi in Svizzera le chiamiamo ghette. Ho preso queste qui a righe, queste qui a pois e queste con i fiori, con le rose. Molto molto belle, anche se con le unghie le romperò la prima volta che le metterò. Yeah! Da Zara ho preso soltanto una cosa, ovvero questi pantaloncini molto molto belli di pelle da mettere con sotto appunto quelle calze e magari un bel tacco. Ecco, così sono indossati, approvati. Proseguiamo con il negozio in cui ho fatto più danni, ovvero Stradivarius. Allora, iniziamo da queste scarpe. Eccole qui, super eleganti, super comode e secondo me con un bel pantalone lungo o una gonna ci stanno super bene. E dello stesso modello le ho prese anche oro. Io sobrietà mai. Cioè, voi pensate che mi limito alle scarpette e basta? Ma no, ho preso anche la borsa mecciata, quindi ora immaginatevi, outfit total black, scarpe oro, borsa oro. Mua! Proseguendo abbiamo questa gonnellina di jeans, super 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 carina. Tadan, stupenda! Questa camicettina crop a righe bianche e azzurrine, anche aperta un po' così, è molto carina. Poi questa magliettina grigia trasparente con tutti gli svaroschini. Proviamo! Molto 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 bella, più di quanto mi aspettassi. Questo poi non è il top, cioè sì, è un top, ma non è il top da mettere sotto, però era per rendere l'idea. Arriviamo ai blazer. Oddio, si sfascia tutto! Ho preso questo blazerone qui nero, rigorosamente ovviamente taglia XL perché io amo i blazer over. E poi praticamente uguale l'ho preso anche di questo bianco panna. Vabbè raga, lo sapete, io ho una fissa per i blazer, quindi stupendo. So coming maybe. Poi altra camicettina sempre crop tutta nera di questo materiale lucido. Questa in realtà chiusa non mi fa impazzire. L'ho presa da tenere un po' aperta, tipo come giacchettina, se magari ho un top un po' osé. A inizio serata sto con la camicettina chiusa e poi via. Si scherza. Poi ho preso queste scarpe, questi anfibi tutti neri, molto belli, sono piuttosto alti e anche la suola, quindi mi piacciono. E poi ho preso anche questi stivali. Non avevo stivali simili e secondo me per l'autunno e per l'inverno sono perfetti, devo ancora capire un po' come abbinarli, quindi se avete consigli sono ben accetti. Ok, in teoria ho finito, in pratica ho ancora due cosine che ho ordinato online, quindi già che ci siamo. Ovviamente sempre Stradivarius. Ho preso questa maglietta da calcio nera, tra l'altro il 9 è il mio numero preferito, quindi top. E questa maglietta da calcio rosa, qui invece dietro c'è il 2, perché sì, ho iniziato a giocare a calcio, a calcetto in realtà. E nada, ora mi tocca sistemare tutto questo putiferio, però spero che l'haul vi sia piaciuto. Mua!